Ma scusa Robin, ma per comunicare in maniera relazionale, come dici tu, così più sciolto, più diretto con i tuoi fan, specialmente su Facebook, come faccio? Mi sento sempre un po' incartato, un poco. Per poter comunicare in maniera efficace al fine di creare delle relazioni con le persone che ti seguono su Facebook, è quello di scrivere l'introduzione ai post così come parleresti ad un amico o ad un'amica che sta seduta di fronte a te al bar. È un concetto semplicissimo, ma che se non lo metto in pratica in maniera letterale, non serve a niente saperlo. Quindi, come lo metto in pratica? Quando vado a scrivere l'introduzione ad un post su Facebook, una volta che l'ho buttata giù, la rileggo ad alta voce e provo ad immaginare di essere seduta al bar a chiacchierare con un amico o ad un'amica e guardo attentamente qual è l'espressione che il mio amico e la mia amica faranno dopo che gli ho letto quella frase. Già nel leggerla, già nell'interpretarla ad alta voce, sentirai tu stesso delle forzature se il linguaggio che hai usato è troppo abbottonato, troppo rigido, troppo formale. La luce verde si accenderà invece ogni qualvolta scriverai in maniera del tutto semplice e naturale, così come fai ogni qualvolta che chiacchieri, ti confidi e condividi informazioni e notizie interessanti con qualcuno che conosci. Se vuoi creare relazioni sui social, comincia a comunicare trattando chi ti legge così come se fosse un amico.